Mi è arrivato il momento decisivo. Eh sì, oggi è proprio decisivo. Ma io già lo so che deluderò le tue aspettative. Cioè, già parto con questa consapevolezza. Eh sì, perché non tutte le ciambelle escono col buco. Quindi ti farò vedere qualcosa di strano, di particolare, subito dopo la sigla. Ben ritrovato sul mio canale. Oggi estrema calma, tranquillità. Io per fortuna sto a casa da solo. Domenica 4 settembre. Oggi, cioè oggi. Adesso è settembre, no, come l'altra volta che mi ero un attimo impanicato nel dirti che era il primo giorno di settembre. Eccola qua. Prendo questa decisione e fuori tuona. Tutto grigio, è buio fuori, completamente buio. Considera che io di norma registro la mattina, infatti sono le 11, anzi le 11 meno un quarto, stamattina prima rispetto al solito. Ho preso questa decisione perché ormai è quasi una settimana che tengo sul viso questo tappeto e mi dà fastidio, non ci riesco a sopportarla, ma c'è un ma, c'è un ma. Farò delle parti e lascerò le altre, quindi di conseguenza la mia esperienza per quanto riguarda il portare qualche altro pelo in faccia continua, non finisce qua. Come hai visto dalla foto di copertina, oggi riproverò a utilizzare il rasoio a mano libera con le mie incertezze e i miei dubbi, sì, perché ormai sono passati parecchi anni, parecchi momenti nei quali non l'ho utilizzato, ero un po', diciamo così, non troppo convinto di quello che facevo in merito all'affilatura, perché c'è sempre stato un po' di problema su queste cose di qua e di là. Mi sono messo sti giorni un pochetto a giocarci, spero di aver fatto qualcosa di accettabile, dico francamente, e voglio provare, quindi mi metto come al solito alla prova e anche sotto gli occhi di tante persone che poi giustamente fanno le proprie osservazioni. Ma ho pensato, ma a me veramente mi deve influenzare questa cosa? Ma se mi sono detto anche no, cioè alla fine io ho deciso di intraprendere questa diciamo questa passione, quella soprattutto di fare i video mentre mi rado, una cosa un po' fuori dal comune. Se vai a vedere su YouTube si parla di tutto tranne che, tra virgolette, si parlava di tutto tranne che di questo argomento, e io in modo così massiccio, così presente, così in modo perseverante ho continuato. E quindi al di là dell'aspetto di questa chiacchierata, quindi sarà, già lo capisci, un video molto lungo. Sto cercando di prendere la tranquillità e la calma che ultimamente un po' era sparita in me perché circondato da mille impegni, come giustamente qualcuno ogni tanto mi fa notare, ma tu non rispondi quasi mai. Guarda, sto cercando di rispondere il più possibile perché mi sto cercando di prendere proprio dei momenti per me, perché a te, tu che mi vedi lì, giustamente, non sai che tipo di lavoro c'è dietro, soprattutto quando lavori anche su altre piattaforme, lavori nel senso pubblichi, dialoghi, rispieghi tutto quanto da capo ogni santo giorno e poi c'è il discorso pure familiare, quindi non sai effettivamente quanto sia impegnativo un lavoro del genere, che poi magari tu mi dirai non lo classifico come lavoro, non è un problema mio, io lo classifico come tale perché ci vivo, quindi di conseguenza per me lo è e sono felice di portarla avanti. Il problema è che quando stai da solo, lavori per te stesso, è tutto un po' più difficile, i problemi sembrano molto più grandi rispetto a quando fai un lavoro tradizionale che è più una sicurezza che un'insicurezza. Allora, detta questa, mi sono scaricato, ho fatto quello che dovevo fare e adesso torniamo a noi. Adesso ritorno un attimo a essere quello che sono sempre stato, diretto senza problemi, senza mai avuto filtri, mai. E mi metto sempre alla prova, senza problemi, senza problemi. Allora, sta registrato tutto quanto bello, fuori tuona, bello rilassante, da solo. Ah, è già tanto, fidati, quello è tanto, prende un giorno dove non senti i tuoi figli che litigano, che urlano,
Perché si sì, giocano, canta so belli quando giocano, ma dopo un po' diventano peggio di barbari. Cioè, è veramente una cosa impressionante. Esce fuori la natura dell'uomo, no? Quando sono piccoli. Allora, iniziamo così. Oggi utilizzo, già te l'ho detto, il rasoio uguale, rasoio a mano libera, mi prude tutto quanto. Ho snasato più dei vari saponi che c'ho in cassettiera, ma non c'è niente da fare. Oggi riutilizzo il mio preferito. La profumazione che a me piace, quindi conta tanto per godermi sta rasatura come voglio io. Te lo faccio subito vedere il mio set di oggi, eccolo qua. Allora, ci abbiamo in prima posizione, aspetta che pure mezza spostata la telecamera, quindi viene mezzo segato. Il rasoio a mano libera, il Colombi Embossman, un bel rasoio. Sembra che tagli, mo io non so se effettivamente poi porta via. Anche se è un gioco da ragazzi, porta via il barbone un po' lungo, però va bene. Il Black Ice, perché io sono maledettamente innamorato di questo profumo di anice. Su un fondo io ci sento il liquirizioso, non ci posso fare niente. È bello fresco, con questo suo bel colore così scuro. Sarà anche per questo che ho pensato alle Goleador. Per me assomiglia. Poi magari me lo di qualsiasi persona, io ci sento solo l'anice e basta. Tranquillo, tranquillo proprio. E il suo after. Avevo pensato di variare, mettere il Black Ice col mente liquirizia di Vignoli. Però ho detto no, perché questo me lo sento più caramelloso, più dolce. Mi piace proprio. È un odore molto particolare, veramente molto particolare, ma piacevole. E in più il Tasso Nero di Omega, che è un po', diciamo, un po' pungente. Ma mi darà soddisfazione perché appunto nelle zone dove ci ho prurito il suo effetto sarà quello di fare un po' lo scrub che mi serve. Allora, il Domo Glory immancabile, immancabile, e mi vado subito a sciacquare il visetto e mi applico l'after, sì, l'after, ciao, il pre-bar. Ah. Vediamo che figuraccia che vi è fuori oggi, no? Così andiamo a finire tutti i rotocalchi nazionali. Che bello. Eppure quello è bello, perché comunque sia, quando gente parla di te, vuol dire che in qualche modo te vuole bene, no? E no che te sia, te vuole bene perché pensa sempre solo a te. E purtroppo la vita oggi è così, soprattutto quella dei social, se te fai prendere, vivi male, eh? Nel senso che ti fai condizionare, vivi male. Io purtroppo, a parte tu sai che io spesso parlo con te, rifletto con te, ti dico le cose che provo, è stato un periodo veramente molto stressante per me. Veramente molto, perché comunque già c'ho avuto una situazione forte stress in passato e qua della, è ritornato con lo tsunami di ansie, di stress. Ma poi ho detto, no, sto cercando di fare questo percorso di un po', capisci, no? Di ristabilire la tranquillità, perché poi se vivi sempre in modo costante sotto l'effetto della tua stessa ansia, vivi male e non riesci neanche poi, tra virgolette, ad uscirne. Io almeno sto provando a fare così. Allora, mettiamo un goccino di acqua, eccolo qui, ah, ma proprio un goccettino senza esagerare. Allora, è un tallowado, l'anolina e il burro di karité. Io lo reputo buono, molto buono come sapore, a parte fanno delle fragranze che so una meglio di un'altra, però è abbastanza riduttivo dirti meglio lui, meglio quello, meglio quell'altro. Ogni produttore ha la sua caratteristica, le sue fragranze magari sono magari un po' più particolari. Per esempio Ariana Evans fa delle, secondo me, delle fragranze un po' più veramente strane, stravaganti. Stirling in alcuni casi riprende anche le profumazioni dei veri profumi. Si ispirano a quelle, come fa anche, ti ho fatti vedere gli Axe, quelli di produzione greca. Però devo dire che ognuno di loro ha il suo carattere, la sua nota distintiva che a me comunque piace. Allora, spero di non sentire un tuono che magari mi casca pure in mezzo alla finestra mentre prendo il rasoietto, che già è scoramellato, già ho fatto tutto quanto perché sapevo che andava a fare un video mattone di quelli proprio tipo della morta che durano una vita e sono pesanti. Ecco qua. Io ci provo, vediamo quello che viene fuori. Non ti assicuro niente. Pure se sbaglio non mi interessa. Pure se c'ho qualche incertezza non mi interessa proprio più. Oh, eccolo qua. L'utilizzo del Tasso Nero di Omega è perfetto per. Oh. Stavo per dire una cosa, ma meglio che non la dico perché.
Poi mi censurano il video. Oh. Sì, effettivamente quell'effetto ci ho azzeccato oggi. Quell'effetto non dico pungente, però di leggero. Che te gratta! Troppo bello. Io più un sapone, più tuono, vabbè. Ieri sera stavo fuori, a un certo punto ha cominciato a fare una tempesta di fulmini verso il sud, verso il mare, uno spettacolo. Ecco qua. Questo pure è un momento che tanti reputano uno spreco di tempo. Per me no. Per me proprio no. Poi chi mi dirà, certo, tu ce l'avevo con questa cosa, quindi è normale. Ma anche se non fosse normale, cioè nel senso non ce lavorassi, una volta scoperta, sicuramente non l'avrei più abbandonata. No, dentro l'orecchio magari no, perché poi non ci sento. Un altro po' di acqua, poi mi fermo e iniziamo subito l'opera. Mi ha perso un pelo. Da più di un anno che ce l'ho, me ne ha perso uno. Allora, in questo caso il pelo è molto prepotente, ma il problema non c'è, perché anche se non viene ricoperto, visto che la barba è una settimana e ho una ricrescita abbastanza, non dico importante, però abbastanza vistosa, non fa niente, l'importante è che vada sotto. Allora asciugo bene le mani, il rasoio è già scoramellato e io ci provo. Però questo pure che a me dai niente, mi tocca variare come spesso ho fatto su un rasoio di sicurezza, perché può capitare tutto una vita. Allora, vediamo che succede. Aspetta, e vedi l'incertezza, vedi? Devo stare attento a fare una cosa però. Perché se è una rasatura fatta con la sorpresa. Cioè niente di che, non ti aspetta chissà che cosa, però è fatta con la sorpresa. Che penso che quando vedrai a fine rasatura ti metterai a ridere e non so mia moglie come la prenderà. Non lo so proprio, non lo so, infatti ho un po' di paura di sta cosa. Devo riprendere la mano. Che poi sai che ce l'ho avuto in mano fino adesso sto rasoio, non ho minimamente tremato. Minimamente. Niente, proprio zero. Ma adesso sto davanti a te, è normale. Ma adesso è il problema. Sai, pure. Tanta l'emozione, è l'emozione perché quando vai a farti il filo del rasoio, in poche parole, c'è l'aspettativa che te possa funzionare perché hai fatto un buon lavoro e che magari non vada. Il problema è che un conto lo fai a casa e non c'è nessuno che ti guarda, nessuno che ti sta lì a mettere il dito, ma più che altro ti senti di aver fatto una sorta di figuraccia, no? Così come parli di rasatura, ma non ti sai affilare. Vedi? Cioè, non c'ho tremori a mano, ma è solo quando faccio questo. Solo questo. Boh, mo vediamo. Sono da una parte contento, non so se si vede. Sono da una parte contento perché comunque credo di aver fatto un buon lavoro, almeno per il momento, sul rasoio e questo mi spinge anche, tra virgolette, a continuare nel tempo, perché c'è sta come cosa. Però io già ho fatto una gran cavolata, lo sai? Già l'ho fatta la gran cavolata che non dovevo fare. Mannaggia. Sì, l'ho fatta. Mannaggia a me, mannaggia. Vabbè, si recupera tutto, dai. Insomma, alla fine se oppure recupera il tutto. E questo può essere anche uno sprone a tutte quelle persone che vorrebbero iniziare appunto questa passione,
È una passione abbastanza importante, piacevole. Di far vedere che siamo umani, che siamo umani. Proviamo delle sensazioni, delle emozioni e purtroppo sì, capita. Vedi, io me la sto prendendo tranquillo perché tanto lo so che andava a finire in questa direzione, sta chiacchierata, sta radura fatta insieme a te. Lo sapevo. E quindi di conseguenza, se lo sapevo, m'ero, vedi, preparato al peggio. È come se fosse una sorta di blocco, capisci? Quello che... Boh, vado a studiare sta cosa. Ok. Ma qua ho fatto il basetto anni 70 proprio. Questo fammelo spari subito. Vedi, perdere la mano è, tra virgolette, un attimo perché più ce l'hai come routine questa rasatura e più la migliori. Una volta che tu la lasci un po' andare via, devi iniziare da zero, almeno per me, devi iniziare da zero. Con tante cose che, ti ripeto, purtroppo devi fare i conti, è una cosa importante. Però, come vedi, il rasoio taglia, quindi di conseguenza il buon lavoro forse l'ho fatto. Pare di sì. Sono stato attento pure, ti dico la verità, a scoramellarlo per tanto tempo. Vabbè, te lo dico, me lascio il pizzetto, vabbè, sennò se... Già avrei chiuso, già avrei detto, vabbè, basta, adesso mi ha stancato a me con questa cosa, sto sermone qua. C'ha ragione. Perché me lo lascio? Per un semplice motivo, perché reputo che nella zona sia, vabbè, dei baffi che non taglierò logicamente. Ma la zona anche del mento è la zona più complicata per lavorare con il rasoio a mano libera. Quindi vorrei riacquisire la mia manualità nell'utilizzo appunto dello strumento. Allora, rasatura delicatissima, ma delicata da che non me la ricordavo così perché le ultime che ho fatto strappavano a bestia. Ma strappavano, è brutto proprio, no? Dai, che non ci stanno troppi peli, sono mezza guancia ho fatto, dai. Mi dispiace che hai visto queste scene inguardabili, mi dispiace, sto tremore così brutto, mi sembra Tom Hanks quando sbarcano in Normandia. Ma purtroppo è una cosa che capita. L'importante è avere un rapporto diretto. Senza trovare scuse e controscuse. Almeno la penso così. Visto che comunque sia chi mi segue mi apprezza, è giusto che io gli possa parlare come preferisco io. Poco, ma lo leva. L'importante credo che sia quello. Poco, ma che leva. Il naso che fa sta chiacchierata, me so. Ma me c'ho poi la rovina tutto.
Cazzo, solito problema io col mano libera qua, però non ci riesco. Sento impicciato come le prime volte, proprio. Allora, adesso non andrò a levare tutto, completamente tutto, perché ancora. Non mi sento pronto. E sul mano libera è una prerogativa importantissima. Non azzardare mai troppi tempi, cioè non bruciarli, goditi in modo sereno, non succede nulla se le prime rasature vengono con un BBS accettabile. Non ti preoccupare. Logicamente se ti devi radere per lavoro è un'altra questione, però il tempo prenditelo per fare quello che vuoi. Allora, non c'ha una forma? Non c'ha un senso? Mazza quanto sono brutto. Era meglio prima. Mamma, brutto forte, oh. Ma brutto deve essere brutto. Schifezza. Oh, però appena lo tocca, salta, eh. Me lo so filato io, eh. È qua che va male, capito? Mannaggia. Ma una vita che non lo porto. Più uniforme possibile. Ecco, magari senza staccare altri pili. Vabbè, dai. Il più l'abbiamo fatto. Se mi vedete mia moglie così mi caccia di casa. Questa mi caccia di casa. Mi caccia di casa, lo dico io. Vabbè, io niente, ti devo prima. Ripeto, chiedere umilmente scusa del fatto del tremolio vistoso, ma non è una giustificazione, ti ho spiegato il motivo, il perché, ti ho detto tante belle cose, cercherò di riprendere in mano, anche perché, figlio mio, ora che una volta avevo un filo decente, un filo che non si è sentito praticamente addosso, la paura era che non tagliasse proprio. Ora che mi è arrivato, scusa, sto a pulire con i jeans, poi da una bella scoramellata e lo mettiamo via, eccolo qua. Mi raccomando, occhio anche a quando scoramelli, perché spesso può capitare l'incidente, nel senso che lo vai a capovolgere e logicamente rovini il filo. A posto, poi dopo me lo asciugo. Allora, è venuto bene, sono contento di quello, molto contento, meno contento di questo. Sì, perché sembro uno scemo. Ho fatto pure male. Malissimo, non male, oh. Ma che? Ma chi so? Ma da dove vengo? Mamma che brutto. Aspetta, fammi sciacquare un attimo, sono tutto appiccicato. Vamo sul tappetino qua.
Allora, vediamo. Vediamo la forma. Aspetta. Senti, famo prima così, no? Vediamo sta pozzeria. Ecco qua. Che si è ficcato qui? Che si è ficcato? Pezzo di carta. Tiè, guarda che roba. Non voglio incentrare il video sui peli che sto mandando via, però fate capire quanto era lunga e come effettivamente è andata. Vabbè, dopo aver visto questo scempio, ancora via da ridere. Sì, perché poi fondamentalmente cioè, ho ragionato, ho detto faccio crescere il pizzetto perché se riprendo il mano libera in mano, gioco di parole, se lavoro su solo due porzioni del viso, le più semplici, riprendo fiducia in me stesso, no? Perché comunque era so io andato abbastanza bene, cioè non l'ho proprio praticamente sentito. E a differenza di tante altre situazioni dove si sentiva che era proprio e per quello pure un po' abbandonato. E quindi ho detto lascio sta zona tranquilla, lascia a Maggese, in modo tale che mi esercito bene, non so, spigoloso, quindi riesco a fare abbastanza bene, ma più che altro per eliminare quel tremolio brutto che ho. Quindi lascerò, cercherò di lasciarlo un altro pochetto quando ho acquisito, diciamo così, la manualità che c'avevo prima, video testimone, no? Diciamo più di 1000 e passa, ne farò anche questa. Mo vediamo che mi dice mia moglie. Se non vedi il prossimo video mercoledì, sappi che mi ha buttato fuori casa. Allora, Black Ice, eccolo qui, bello fresco. Mo posso andare a fare previsioni meteo. Ah, mazzo. Cioè, non è liscissima, però è un 80% di, va, 70 del BBS. Ah, sì. Mi piace. Certo, è normale che, altra osservazione faccio al volo, che se vedi il video di uno che è serato con mano libera e te ne manca una maniera, ti metti paura e lasci perdere. Da retta a me, te lo posso assicurare, è solo una questione mentale, che come vedi le mani non mi tremano, ma mi tremano solo in quel momento. È proprio quel momento lì che mi sento la paura di sbagliare, ma l'incertezza soprattutto dell'affilatura che ho fatto io. Ripeto, non mi interessa il giudizio degli altri, ma il giudizio di me stesso. Che mi interessa, sì, pure perché sto davanti a te e parlo a te, ma è il mio che conta. Che tanto già so che sto video girerà, lo so, io lo so benissimo, però non mi interessa perché l'obiettivo mio, che era quello di riuscire ad affilare come ho sempre sognato, ci sono riuscito. È un grande passo, soprattutto perché il mano libera è questione di amore verso lo strumento. Verso tutto quello che è la metodologia dell'affilatura. Io ho affilato con una semplice Kasumi sintetica 3000-8000, sono passato su poi giapponese Nagayama. Basta. Il taglio è stato fenomenale. Quindi il consiglio per esempio delle pietre, io ti potrei consigliare quello che ho io. E mi fermo là, non vado a prendere altre 3000 pietre. Poi, se ti appassioni di quel mondo lì, io me tiro fuori perché non è competenza mia, detto francamente. Allora, detto ciò, siamo arrivati al termine. Mezz'ora di video, mattone, non so in quanti lo vedranno. Fa piacere per quelli che commenteranno sto video e quelli che apprezzeranno anche il fatto che io come personaggio, sono trasparente. Nel frattempo sento un bel fresco del mentolo che si fa strada sul viso, compreso il pizzetto. E grazie a tutti quelli che mi incoraggiano, mi stimano di qua e di là. Grazie a tutti quelli che mi seguono anche su altre piattaforme. Come dico, cercherò di rispondere sempre di più, anche perché mo settembre, mo posso dire, tra poco iniziano le scuole, quindi almeno la mattinata sarò un po' più libero. Quindi, come dico sempre, buoni acquisti, buone sbarbate, buoni acquisti, buoni acquisti, buone sbarbate. Certe volte vado pure io nel pallone perché sono tante le cose che vorrei fare, vorrei dire, se fa minestrone in capoccia.
buoni acquisti e buone sbarbate. Noi ci vediamo al prossimo video e, come dico sempre, grazie se hai visto il video fino a qua. E oggi posso anche permettermi il lusso di dire: hai capito? Lo sapevi? E mo sai.